Ecco qua, secchini in spiaggia, oggi è 3 maggio. È già pieno. Qui, questo stabilimento qua, sai che costa 50 euro ombrellone e due lettini. Ecco qua, per mostrarvi che sono io. E lei è Cathy. E poi c'è anche Trilla. Ciao Trilla. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, eh? Missione segreta. Adesso ci fermiamo. Che giornata! Felice, meravigliosa e contenta. Salve! Come avete potuto vedere dalle immagini che vi ho lasciato precedentemente, il 3 maggio sono stata sulla costa degli dei a Tropea, cioè sono andata prima sulla costa degli dei, sono andata in uno specifico posto e poi al ritorno sono stata a Tropea con la mia amica a respirare un po' di aria salmastra e inondarci gli occhi dell'azzurro e degli stranieri che facevano già il bagno. Comunque, innanzitutto volevo dirvi, se volete supportare questo canale e ancora non mi conoscete, iscrivetevi e schisciate la campanella. Adesso ce l'ho sempre qui vicino, così non mi passerà mai, ok? È fatto questo. Allora il problema adesso è come presentarsi alla prova costume per la prossima stagione. Problema che è sempre meglio avere all'ultimo momento piuttosto che lavorarci tutto l'anno, perché tutto l'anno è una fatica che non si può. Allora, vi dico come mi preparo io, sono molto over 60, per non dire la fatidica, quell'altra, ma comunque come mi preparo io? Fregandomene, cioè in che senso? Io per motivi legati alla mia salute e da tempo che seguo un'alimentazione per i miei problemi intestinali e per i miei problemi reumatici e artritici e anche per delle intolleranze. E le intolleranze tengo a precisare che sono qualche cosa di temporaneo, non è che a vita si è intolleranti. Mi è stato spiegato anche da chi stimo, va bene, ma comunque non è questo il caso.
Allora, io mangio determinate cose e spero presto di poter ampliare, ritornare ad alcuni alimenti, ma credo che ci vorrà ancora un po' di tempo perché, ad esempio, mantenendo questa alimentazione che è bassa di carboidrati e bilanciata con proteine, macroalimenti eccetera eccetera e comunque il mio addome in questo momento è gonfio, ma non tanto gonfio per problemi intestinali o per problemi di intolleranze, ma quanto perché mi si è in quest'ultimo periodo ho acutizzato la mia lombosacrale e quindi, come voi sapete, quando la lombosacrale crea problemi, cioè questa parte qui, l'addome ne risente perché tendiamo a rilasciare la lombosacrale ed avanzare, con l'addome. Insomma, allora. Questo è un problema che insomma devo affrontare adesso in questi giorni con delle terapie. E affronterò anche questa, così come devo riaffrontare altri esami che mi era stato chiesto di abbandonare perché alla mia età non era più necessario controllarli. Quindi tutto questo per dire come mi preparo quest'anno per la mia prova costume. Innanzitutto provo i costumi, proverò i costumi e quelli che mi stanno bene li userò, quelli che non mi stanno bene li terrò da parte. Non mi accanirò su tante cose perché io ho deciso a un certo punto della mia vita di dedicarmi soltanto al viso, alla salute mentale, alla soddisfazione della mia vita, alla positività della mia vita e al corpo ho dimenticato un po' se non fare il minimo indispensabile, quindi scrub alle gambe, qualche massaggio ogni tanto, quando le finanze lo consentono, un'alimentazione che per me va bene, ma per altri può non andar bene. E niente, cosa faccio? Innanzitutto ho preso una bilancia elettronica per verificare il peso, pesarmi una volta a settimana, ma mi sono resa conto di aver avuto una brutta esperienza tantissimi anni fa con una bilancia elettronica in palestra che a un certo punto fece far diventare matte tutte quelle poi strafighe che non avevano niente di sovrastrutture, cioè erano perfette, perché questa bilancia a un momento diceva un peso, un minuto dopo ne diceva un altro, è andata in tilt, per cui la palestra decise di rimettere in funzione la bilancia meccanica. E io avevo dimenticato questa cosa, pensavo nel tempo che la bilancia da controllarsi durante l'anno senza essere un'ossessione, perché il nostro corpo è fatto anche di acqua, per cui il nostro peso è variabile a seconda problemi ormonali o non, insomma, il nostro peso è variabile, quindi una volta a settimana basta. Ma mi sono resa conto che con la bilancia elettronica, una bilancia elettronica credo della Xiaomi, se non sbaglio, venivano fuori queste cose, ho fatto la prova con la bilancia meccanica e mantiene sempre le stesse regole, insomma. Quindi l'importante comunque è pesarsi sempre sulla stessa bilancia,
ma con mio consiglio evitate le bilance elettroniche. Poi in questa casa ho anche il problema del dislivello del pavimento, per cui deve essere messo in un posto perfettamente piano. Lasciamo perdere, insomma, questa cosa qua. Poi premunitevi di uno specchio snellente. Ci sono i filtri che fanno vedere il corpo più magro, devo provarli, ma se voi prendete uno specchio, l'ho posizionato in una maniera tipo dal basso verso l'alto, se non sbaglio, o dall'alto verso il basso, vi vedete più magre, quindi l'importante è quello che vedete voi. Quindi se vi vedete, trovate la posizione giusta dello specchio e indossate il costume. L'importante è che l'immagine che riflette sia l'immagine di quella che voi pensate di essere, e quindi la prova costume è fatta. Siete pronti? Io personalmente ho un paio di mesi davanti, devo trovare questo specchio. Sempre che impari a fare i selfie nella maniera giusta, perché ancora non lo so fare. Ho un dolore alla schiena che persino l'antidolorifico che prendo generalmente non posso prenderlo perché non è reperibile. Adesso mio fratello lo ordina online, perché è diventato molto utilizzato in questo periodo di pandemia. Vabbè. Allora, io ho provato cioè, le cose, gli abiti che ho, li indosso tranquillamente, ho soltanto quest'addome, quindi probabilmente, ma chi se ne frega, cioè chi se ne frega. Se noi dobbiamo fare riferimento a tutto ciò che i mass media ci propongono, in figure perfette, magre, curvi, col seno quarta misura, col fianco leggermente arrotondato, la coscia lunga, eccetera, eccetera, non finiamo più. Quindi basta una gamba depilata, farsi degli scrub e vivere in pace con se stessi senza accanimento. Mi direste, ma tu per il viso fai tanto? Sì, per il viso faccio tanto perché mi piace mantenerlo sulla Madonna che cade, infatti lì per il viso, lì c'ho tutta la maschera per qua, la maschera LED parlo. Poi c'ho il tool per la radiofrequenza, poi c'ho quell'altro tullo 4 in 1, tutto là perché io faccio tutto davanti alla televisione. Adesso, per non farvele vedere più, mi sposto perché insomma. Vabbè. E quindi vogliamo fare pace con sta benedetta, con sto benedetto prova costume? Cioè, facciamo quello che facciamo tutto l'anno: uno scrub, una buona pelle dove che rinnoviamo sempre in maniera. Facciamo delle passeggiate, io potrò fare delle passeggiate bellissime dove andrò perché è una spiaggia meravigliosa. Per il momento non vi dico dove. E curiamo i capelli, perché la prova costume, se noi concentriamo la bellezza, la nostra bellezza sul viso, sui capelli, sulle belle mani, su degli accessori che siano interessanti, su un occhiale che faccia pandan perché è blu di velluto, 5 euro. Io tutto 5 euro. Si distoglie l'attenzione sulla coscia che non è più tonica come una volta, sulle vene, venuzze capillari che si vedono un pochino di più. Non dobbiamo stare in apnea per nascondere la pancia, quindi se vogliamo utilizzare un bikini, usiamo un bikini che abbia una pancia, no, che abbia uno slip un po' alto, così contiene un po' la pancia. Non mettiamoci in profilo, ma insomma, viviamo in serenità, perché la cosa più bella di una vacanza, soprattutto di chi si può permettere una vacanza, bisogna essere soltanto grati e poi come siamo, siamo sempre noi. Vi
vestite o semi-nude, siamo sempre noi, senza problemi. La nostra età è la nostra gioia e se siamo arrivati, parlo per me, se siamo arrivati a questa età dobbiamo già essere grati. Questo è un gran dono che abbiamo, cioè, arrivati a questa età in salute. Poi tutto il mio rispetto per chi la salute traballa. Questa è la cosa e volevo ricordare, devono arrivarmi le borse Elisa, ma devo ricordarvi le borse Elisa, io sto usando questa blu, vabbè, ve l'ho fatta vedere, insomma anche a Tropea ha avuto un successo eccezionale, spero di potervi mostrare quelle che ho scelto. Baci, abbracci e mi raccomando. È importante per supportare il mio canale c'è un'altra cosa e per non perdervi tutte le chicche di novità che questo canale mi offre.